Galaxy Watch Active 2 e TicWatch Pro 3 sono due degli smartwatch più completi e interessanti da abbinare ad uno smartphone Android. Il primo è dotato di un sistema operativo proprietario di Samsung, il secondo di Wear OS di Google. Un aspetto che ho voluto specificare sin da subito perché è proprio sul software che si gioca la vera partita. Ma prima di addentrarci nel confronto, facciamo un passo indietro parlando di design. Stabilire quale sia il più bello tra i due è letteralmente impossibile, perché uno è moderno e minimale e l'altro più classico e ingombrante. Personalmente mi piace molto lo stile di entrambi, ma per il mio polso reputo più indicato l'Active 2, che tra l'altro, parlando di costruzione, è maggiormente resistente alle immersioni rispetto al TicWatch. Continuando a parlare di design, nel caso preferiate quello del TicWatch, ma verso fine confronto doveste rendervi conto di avere una preferenza per il software di Samsung, vi informo che potreste optare per Galaxy Watch o Galaxy Watch 3, due smartwatch dal design più classico e che per hardware, interfaccia e funzioni sono quasi identici ad Active 2. Sia Active 2 che Pro 3 hanno uno schermo AMOLED da 1.4 pollici. Quello del TicWatch è più definito, ma quello del Samsung è più luminoso e contrastato. Ma va detto che sotto luce diretta del sole si vede senza problemi anche quello del TicWatch, che giustifica la minore luminosità e il minor contrasto, con un secondo display transreflective che si sovrappone al primo e che entra in gioco ogni qualvolta si spegne il display primario. Il vantaggio di questa soluzione è il poter avere sempre sott'occhio orario e data consumando zero energia, laddove sul Samsung per fare lo stesso è necessario attivare l'Always On Display, che per forza di cose consuma molto di più. In poche parole, la presenza di un secondo display è sicuramente un bel vantaggio, che non basta da sola per determinare l'esito del confronto visto che sul Samsung l'attivazione dello schermo alla rotazione del polso è molto reattiva, ma è comunque un qualcosa che in diversi contesti si fa molto apprezzare. In quanto a connettività e sensori, i due prodotti sono alla pari. Su entrambi troviamo infatti NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi, GPS, accelerometro, giroscopio, barometro e sensore che rileva la frequenza del battito cardiaco. Ma di come viene sfruttato il tutto ne parliamo più avanti. Se non conoscete bene i sistemi operativi di questi smartwatch, vi invito a guardare le rispettive recensioni, nelle quali ho snocciolato per bene come ci si muove all'interno delle rispettive interfacce, funzioni e impostazioni varie. In questa sede invece voglio mettere in evidenza le differenze che potrebbero farvi propendere per Tizen di Samsung o Wear OS di Google, e per farlo voglio partire da quella che reputo la funzione più importante, ovvero la visualizzazione e gestione delle notifiche. All'arrivo di una notifica allo schermo del Samsung si accende e ci mostra il suo contenuto, cosa che invece non avviene sul TicWatch, sul quale dobbiamo necessariamente attivare lo schermo manualmente con un tocco o la rotazione del polso, o schiacciando un pulsante. Quando ci viene inviata un'immagine su WhatsApp, il TicWatch permette di visualizzarla immediatamente, fermo restando che dovete attivare voi lo schermo, mentre sul Samsung in un primo momento esce la scritta foto. Ma uscendo dalla notifica e andando nella sezione notifiche, le immagini si riescono a vedere senza problemi, anche più di una nel caso ce ne vengano inviate in sequenza. Entrambi gli smartwatch hanno le risposte rapide. Permettono di rispondere tramite dettatura vocale, che trovo migliore su TicWatch Pro 3. Offrono la possibilità di rispondere con delle emoji, oppure con una tastiera in stile 3310 sul Samsung e di tipo QWERTY sul TicWatch. La digitazione è più semplice sul Samsung, ma se prendete la mano con quella QWERTY e gli swipe sarete sicuramente più veloci. Se riceviamo delle notifiche su Telegram, entrambi non hanno alcun tipo di problema con i testi, mentre solo il Samsung riesce a visualizzare le immagini. Tuttavia con Telegram può capitare che quando ci vengono inviate più immagini, queste non vengano visualizzate nemmeno sul Samsung. Se il TicWatch non mostra le foto ricevute su Telegram in prima battuta, recupera il terreno sull'Active 2 e addirittura lo supera staccandolo di parecchio grazie all'app di Telegram per Wear OS, tramite la quale si riescono a visualizzare correttamente tutte le immagini e ad inviare addirittura messaggi vocali. Una vera comodità se usate molto Telegram.
per altre tipologie di notifiche, entrambi gli smartwatch si comportano egregiamente, ma trovo che la navigazione fra queste ultime sia meglio organizzata sul sistema operativo di Samsung, merito degli swipe laterali che trovo più comodi, dei pallini che ci fanno capire immediatamente quante notifiche ci sono ancora da scorrere, e dalle anteprime che risultano spesso più efficaci, fermo restando che anche Wear OS, in merito alla visualizzazione delle notifiche, è ai vertici della categoria. Terminato il discorso sulle notifiche, che vede dei vantaggi da ambo le parti, parlando di assistenti vocali, la vittoria è netta e schiacciante per il TicWatch Pro 3, che può avvalersi di Google Assistant, assistente molto avanzato, reattivo e che comprende benissimo tanti tipi di richieste, laddove l'assistente di Samsung è spesso impacciato e torna utile soltanto per impostare promemoria, timer, sveglie, far partire una chiamata e poco altro. In merito alle applicazioni, il discorso è più complicato, perché se Wear OS può avvalersi di uno store più ricco e con app del calibro di Google Maps, Keep, Shazam e U-Essential, d'altra parte su Active 2 abbiamo molte più app installate e che sono davvero ben fatte, laddove sul TicWatch bisogna andare a cercare soluzioni di terze parti anche per ascoltare la musica o per sfruttare l'altimetro, e vi assicuro che trovare valide alternative non è così semplice e scontato. Visto che molti potrebbero sfruttare lo smartwatch per monitorare la corsa ascoltando un po' di musica, vi faccio presente che i Galaxy Watch, oltre ad avere un'app per la musica ufficiale Samsung, possono usufruire anche di un'app di Spotify completissima e che permette di scaricare addirittura delle playlist, a differenza dell'app di Spotify per Wear OS, che funge solo da telecomando per l'app su smartphone. Se siete interessati a pagare contactless attraverso lo smartwatch, potete sfruttare Samsung Pay sul Galaxy Watch e Google Pay sul TicWatch Pro 3. E in questo caso la scelta dipende esclusivamente dalle carte di credito o di debito che possedete, ma dando un'occhiata alle rispettive liste, sembra che Google Pay sia in netto vantaggio. Parlando di salute e sport, l'unico vantaggio del TicWatch Pro 3 sta nella possibilità di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue. Per il resto stravince il Samsung, molto più preciso nel monitorare i passi giornalieri e con la possibilità di monitorare molte più attività sportive, fornendoci tra l'altro analisi più dettagliate grazie ad una maggiore quantità di metriche misurate. Per farla breve, vi dico che il TicWatch è comunque abbastanza preciso a livello di traccia GPS e di monitoraggio del battito cardiaco, tuttavia va bene solo per sportivi non troppo esigenti, a differenza del Samsung che volendo, visto tutti i parametri e le attività che monitora, come Apple Watch può sostituire senza problemi uno smartwatch. Tra l'altro c'è da considerare che il Samsung con l'ultimo aggiornamento rileva anche le cadute e può chiamare dei contatti di emergenza, e che in futuro potrebbe ricevere i tanto agognati aggiornamenti che abilitano l'ECG a una derivazione e la stima della pressione sanguigna. In merito all'autonomia, Active 2 e TicWatch Pro 3 sono più o meno pari, il che, considerata la differente capacità delle due batterie, dice molto su quale sia il sistema operativo più efficiente. Ma tralasciando questo discorso, che all'atto pratico serve a poco, ciò che conta è che con entrambi riesco a fare 3 giorni con una carica senza monitorare attività sportive, e 2 giorni inserendo nella routine una sessione di corsa di un'ora. Questo ovviamente senza sfruttare l'Always On Display sul Samsung, che sul TicWatch invece non ha quasi alcun senso utilizzare, vista la presenza del secondo schermo a basso consumo. Riguardo le rispettive app per smartphone, come per la sezione sport e salute, la vittoria è schiacciante e a favore del Samsung. Questo perché l'applicazione Galaxy Wearable permette di gestire tutte le impostazioni dell'orologio e di installare applicazioni su quest'ultimo, laddove l'app di Wear OS permette giusto di cambiare le watch face e 2 impostazioni in croce, il che vuol dire che per tutte le altre impostazioni e per installare le app dovrete fare tutto dallo smartwatch, il che non è proprio il massimo della comodità. Per entrambi gli smartwatch è disponibile una seconda app, utile in ambo i casi per visionare i resoconti su sport e salute, app che per specchio di ciò che fanno i due orologi in questo ambito è molto più completa sul Samsung. Galaxy Watch Active 2 è sul mercato da poco più di un anno ed ha quindi avuto tutto il tempo di passare dai suoi 319 euro di listino ai circa 200-240 euro attuali in base alle offerte. TicWatch Pro 3 invece è sul mercato da poco ed è quindi difficile da reperire a meno di 299 euro richiesti a listino. Tralasciando il discorso sul prezzo, che sul versante Samsung potrebbe cambiare diametralmente nel caso in cui vi interessi maggiormente il Galaxy Watch 3,
Voglio riassumermi brevemente i motivi per cui scegliere uno smartwatch Samsung e quelli per cui scegliere il TicWatch Pro 3. Partendo da quest'ultimo, credo che rappresenti la scelta ideale per chi trova un valore aggiunto nel secondo schermo Transreflective, per chi vuole Google Assistant, Google Pay, Maps e altri servizi Google al polso, per chi utilizza moltissimo Telegram e per chi vuole un prodotto recente, completo e con un design da orologio classico senza spendere dai 50 ai 100 euro in più per il Galaxy Watch 3. Invece, Galaxy Watch Active 2 e Watch 3, tralasciando le differenze di design e di prezzo, sono da preferire innanzitutto se volete dei prodotti decisamente migliori in quanto a monitoraggio di salute e attività sportive, se volete un prodotto maggiormente resistente all'acqua, con un maggior numero di toggle rapidi, un'interfaccia sensibilmente più curata nei dettagli e con un maggior numero di app di sistema e che tra l'altro sono molto ben fatte, il che vuol dire non essere costretti a cercare app di terze parti, per musica, altimetro e altre funzioni basilari. Ok ragazzi, spero di essere riuscito ad aiutarvi nella scelta fra uno di questi smartwatch, ma nel caso abbiate ancora dubbi, non esitate a farmi qualche domanda. Prima di salutarvi, vi ricordo che in descrizione trovate i link per acquistare i prodotti citati oggi e supportare al contempo il canale. Vi invito a farmi sapere la vostra su questi smartwatch tramite un commento e a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per aiutarmi nella realizzazione di altri contenuti come questo. E detto ciò è davvero tutto. Un saluto e alla prossima da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.